Buongiorno ragazzi, benvenuti all'ultima lezione di matematica dell'anno scolastico 2019-20. Vediamo le disequazioni con i prodotti. Prima di parlare di disequazioni che si scrivono come prodotti o anche come quozienti, io posso mettere come titolo prodotti o quozienti. Bisogna ricordare che i prodotti sono sempre caratterizzati da una regola dei segni, sia i prodotti che i quozienti. Cioè, se io ho un'espressione A per B o A diviso B, devo ricordarmi che il segno del prodotto dipende dal segno di ciascuno dei due termini. Quindi, ad esempio, se A è positivo e B è positivo, il prodotto A per B o anche la frazione A per B è positiva. Se A è negativo e B è positivo, il prodotto o la frazione è negativo. Se A è positivo e B è negativo, il prodotto o la frazione è negativa. Se sono tutte e due negative, il prodotto o la frazione è positiva. Insomma, sostanzialmente è la regola dei segni: più per più e meno per meno fanno più per meno invece fa meno. Di questo bisogna assolutamente tenerne conto quando noi risolviamo una disequazione in cui compaiono dei prodotti. Vediamo un primo esempio. Una disequazione scritta come prodotto, ci sono dei fattori infatti, maggiore di 0. Allora, prima cosa da fare, io devo studiare il segno di tutti questi fattori. Quindi devo studiare quando questo è positivo o negativo, questo e questo, indipendentemente adesso da quanto c'è scritto qui. Quindi sia che qui ci sia il maggiore, come in questo caso, o il minore, l'unica cosa che devo fare è porre ogni fattore maggiore di 0. Quindi il primo, io i fattori li chiamo F1, F2, F3, quindi tutti li devo sempre porre maggiore di 0. Quindi 2x maggiore di 0, x più 1/2 maggiore di 0, x meno 2 maggiore di 0. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire x maggiore di 0, x maggiore di meno 1/2, x maggiore di 2. Badate una cosa, non fate la stupidaggine di mettere questo simbolo di sistema, perché non è un sistema. Io sto studiando semplicemente quando il segno di ogni fattore, e ho trovato che sono positivi per questi valori. Adesso faccio un grafico di questo tipo, analogo al sistema, non uguale al sistema, analogo, perché non c'entra niente. Allora, qui scriveremo meno 1/2, qui scriveremo 0 e qui scriveremo 2. Allora, maggiore di 0 significa in questo intervallo, maggiore di meno 1/2 significa in questo intervallo, maggiore di 2 in questo intervallo. Adesso io non devo trovare le soluzioni comuni, cioè non devo trovare questo intervallo qui, ma devo trovare quando vale la regola dei segni, cioè quando il loro prodotto è positivo. Quindi in queste righe ci sono i segni dei tre fattori, nell'ultima riga ci metto il segno invece della mia disequazione. Allora, il primo fattore è negativo, qui è negativo, qui è negativo, meno per meno per meno fa meno. Il primo fattore è negativo, il secondo è positivo, il terzo è negativo, meno per meno fa più. Il primo è positivo, il secondo è positivo, il terzo è negativo, viene negativo, positivo, 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 viene positivo. Allora adesso io mi devo chiedere, in quale intervalli la disequazione è positiva? Perché è positiva? Perché qui c'è scritto maggiore, quindi adesso quello che devo guardare è questo segno qua. Qui c'è scritto maggiore, allora vado a vedere nell'intervallo tutti i segni più. Se ci fosse scritto minore, devo guardare tutti i segni meno.
Quindi questo intervallo, e allora mi scrivo le soluzioni finali. Le soluzioni finali sono x compreso tra meno un mezzo e 0, oppure x maggiore di 2. Quindi queste qui sono le soluzioni. Le posso anche scrivere l'intervallo da meno un mezzo a 0, unione da 2 a più infinito. Posso anche scrivere, cioè, questo segmento aperto e questa semiretta aperta. E vi faccio vedere invece un polinomio che non è fattorizzato, però lo devo fattorizzare io. Tanto siamo capaci ormai di fattorizzare i polinomi. A differenza di quello precedente, invece di esserci scritto maggiore, qui c'è scritto minore. Allora vediamo un attimo come si può procedere. Raccolgo x quadro tra i primi 2, x più 1, raccolgo meno 25 tra gli ultimi 2, quindi x più 1 minore di 0. Ho fatto un raccoglimento parziale tra questi 2 e questi 2. Faccio un raccoglimento totale x più 1 per x2 meno 25 minore di 0 e a questo punto la scomposizione diventa x più 1 per x più 5 per x meno 5 minore di 0. Abbiamo cioè fatto la differenza di due quadrati minore di 0. Riscrivo qui sopra la disequazione. Allora, la disequazione scritta come prodotto è questa. Allora, andiamo a risolverla nello stesso modo che abbiamo fatto prima. Quindi, io devo prendere il primo fattore, lo pongo maggiore di 0, il secondo lo pongo maggiore di 0 e il terzo maggiore di 0. Indipendentemente da quello che c'è scritto nella nostra disequazione, che è minore. Quindi noi iniziamo a scrivere x più 1 maggiore di 0, cioè x maggiore di meno 1. Spostiamo poi x più 5 maggiore di 0, e cioè x maggiore di meno 5, x meno 5 maggiore di 0, e cioè x maggiore di 5. E vediamo qui di fare la nostra disequazione. Qui c'è la retta reale, qui abbiamo meno 5, poi meno 1 e 5. Allora, la prima mi dice x deve essere maggiore di meno 1. La seconda mi dice x deve essere maggiore di meno 5. E la terza mi dice che x è maggiore di 5. Adesso mi metto i segni, naturalmente dove la linea è continua metto più, dove la linea è tratteggiata metto meno, come ho fatto prima. Prima non l'ho detto esplicitamente, però io ho studiato i segni positivi di questi. Quindi quando è verificato scrivo più, quando non è verificato scrivo meno. E in quest'ultima riga ci faccio la regola dei segni: meno per meno fa meno, meno, meno per meno fa più per meno fa meno, più per più fa meno. Devo a questo punto guardare gli intervalli negativi, perché qui c'è scritto minore. Quindi qui c'è scritto minore, benissimo, guardo gli intervalli negativi. Quindi la nostra disequazione è soddisfatta da meno infinito a meno 5 e da meno 1 a 5. Allora, vediamo invece una disequazione fratta. L'idea è sempre la stessa, cioè dobbiamo trovare le soluzioni usando la regola dei segni. Quindi, prima cosa da fare per le disequazioni scritte in questa maniera è scriverle in forma normale. La forma normale vuol dire scriverle in modo che contengano 0 a secondo membro. Quindi questa qui è la forma normale.
Quindi cosa facciamo? Come primissima cosa spostiamo tutto a primo membro. A questo punto facciamo il denominatore comune che è 5 per x meno 5. Quindi viene fuori x al quadrato meno 5x meno 5, poi meno sarebbe x più 1 per x meno 5, posso già fare il calcolo, x per x fa x quadro, x per meno 5 fa meno 5x, c'è un meno davanti più 5x, 1 per x fa x, c'è un meno davanti meno x, 1 per meno 5 meno 5, c'è un meno davanti più 5, poi più 5x meno 5 maggiore di 0. Quindi ho sviluppato i calcoli. Vi chiederete che non ho calcolato il campo di esistenza. Il campo di esistenza non lo calcolo perché nel procedimento risolutivo, come vedrete, sarà già incluso. Allora, facendo i calcoli abbiamo x2 meno x2 che va via, meno 5x più 5x che va via, meno 5 e più 5 che vanno via. Quello che otteniamo è che 4x meno 5 fratto 5 per x meno 5 è maggiore di 0. Questa è la disequazione scritta in forma normale. Cosa posso fare? Per il secondo principio di equivalenza moltiplico per 5 angoli membri, quindi il 5 lo tolgo. Non posso assolutamente togliere questo denominatore perché determina il segno. Perché vedete, se io scrivo 2 diviso meno 3, che è minore di 0, se io tolgo meno 3, è falsa questa disuguaglianza, diventa che 2 è maggiore di 0. Allora, il denominatore, siccome non so che segno ha, 5 so che segno ha, è positivo, lo posso togliere, ma x meno 5 non so che segno ha, quindi non lo posso togliere. Allora proviamo a risolverla. Si risolve come quelle fatte prima, e cioè io devo porre il numeratore maggiore di 0, scrivo n maggiore di 0, è il denominatore maggiore di 0, indipendentemente da quello che c'è scritto, sempre maggiore questo piano. Quindi 4x meno 5 maggiore di 0, x meno 5 maggiore di 0. Quindi dalla prima otteniamo x maggiore di 5 quarti e poi x maggiore di 5. Ora che cosa abbiamo? Qui ci mettiamo 5 quarti e qui ci mettiamo 5, quindi x maggiore di 5 quarti, x maggiore di 5. Facciamo la solita regola dei segni: meno diviso meno fa più, più diviso meno fa meno, più diviso più fa più. Quindi gli intervalli da considerare guardando questo segno qui sono quelli positivi. Le soluzioni saranno x minore 5 quarti o x maggiore di 5. E veniamo all'ultimo esempio, che è questo. Questa è un'altra disequazione, l'ho fatta col minore, l'ho fatta anche con l'uguale. Allora, portiamola in forma normale, quindi x più 1 fratto x meno 1 meno 3 quarti minore o uguale a 0. Faccio il denominatore comune che è 4, x meno 1, quindi viene 4x più 4 meno 3x meno 3 per meno 1 più 3, ma minore o uguale a 0. Quindi la disequazione è x più 7 diviso 4x meno 1 minore o uguale a 0. Posso solo togliere il 4 perché 4 è positivo. Allora, qui impongo che il numeratore sia
maggiore di 0. Qui ci metto anche l'uguale, perché qui c'è scritto l'uguale, però ricordatevi che l'importante è quello maggiore, non minore, e che il denominatore è strettamente maggiore di 0. Qui lo tolgo l'uguale. Perché lo tolgo l'uguale? Perché nel campo di esistenza il denominatore è sempre diverso da 0. Quindi x più 7 maggiore o uguale a 0, x maggiore o uguale a meno 7, x meno 1 maggiore di 0, x maggiore di 1. Qui abbiamo meno 7, qui abbiamo 1, maggiore o uguale di meno 7, ci metto un pallino pieno perché il meno 7 è incluso, maggiore di 1 lo metto un po' perché è escluso. Meno per meno fa più, più per meno fa meno, più per più fa più. Siccome qui c'è scritto minore, guardo i segni negativi e mi scrivo la soluzione. La soluzione è in questo intervallo, x compreso, tra meno 7, con meno 7 incluso, e 1, con 1 escluso. Allora, finiscono qui le mie lezioni di matematica. Spero che sia stato un corso interessante. Tutta l'algebra che abbiamo fatto ultimamente vi servirà sicuramente negli anni successivi. È l'alfabeto, tutto ciò che abbiamo fatto, la fattorizzazione, il calcolo algebrico, la scomposizione, le disequazioni, anche queste elementari, è l'alfabeto per capire un po' di matematica, per fare cose ancora più belle. È chiaro che se dobbiamo fare un bilancio, la probabilità è stato molto interessante. L'algebra magari richiede un po' più di fatica e più di carica. I ragionamenti geometrici sono stati anche belli da fare e interessanti. Allora, io auguro a tutti buone vacanze, speriamo di trovarci, a scuola, però, nell'anno scolastico 2021, già da settembre. Questo è il mio augurio. Arrivederci a tutti, buone vacanze, a presto, ciao ciao!